Non saranno accorpati i reparti dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafati, ma ora dubbi sul distretto che rischia l'inagibilità dei locali. Gli interrogativi dunque restano e sono tanti. Anzitutto si parla dei posti letto che su carta, attraverso vari step, dovrebbero arrivare a 100 rispetto agli attuali 24. Ma c'è quel dato che desta preoccupazione in particolare, quello che riguarda l'ispezione tecnica programmata presso i locali del distretto sanitario di Scafati e sull'ipotesi di inagibilità. Se confermata, gli uffici del distretto dovrebbero passare nei locali del presidio ospedaliero, di fatto andando tecnicamente a tagliare le possibilità dei posti letto in fase di potenziamento. A mettere in fila le ombre ed a chiedere immediati chiarimenti è il sindaco Pasquale Aliberti che, dopo l'invio di una nota al direttore generale e dal direttore sanitario dell'ASL di Salerno per chiedere informazioni dettagliate rispetto alle azioni intraprese a seguito della segnalazione su un accorpamento dei reparti di pneumologia e malattie infettive all'ospedale Mauro Scarlato, ha avuto la risposta ufficiale da parte dell'ASL che annuncia la venuta separazione dei due reparti in piani diversi della struttura ospedaliera. Ma Aliberti non si ferma e chiede rassicurazioni. Apprezziamo la solerzia con la quale si è intervenuti, dice, ringraziamo la dirigenza dell'ASL per aver provveduto, dopo la nostra segnalazione, all'immediata separazione dei due reparti, così come prevede la normativa vigente in materia sanitaria. Nella nota viene annunciato un cronoprogramma che porterebbe il presidio ospedaliero di Scafati ad oggi con 24 posti letto attivi in un primo step, una volta superate le prescrizioni dei vigili del fuoco, a 49 posti letto, fino a raggiungere in un secondo step circa 100 posti letto. Pertanto, sottolinea ancora Liberti, scriverò ancora alla dirigenza dell'ASL per conoscere i dettagli di questo cronoprogramma citato e per capire se siano fondate le voci di corridoio che ancora una volta arrivano su una possibile ispezione tecnica programmata presso i locali del distretto sanitario di Scafati, che dichiarerebbe inagibile lo stesso, costringendo di conseguenza a trasferire all'interno dell'ospedale, dove già è in atto un adeguamento tecnico per staticità ed antincendio, tutti gli uffici del distretto. Se le voci fossero vere, sottolinea Liberti, sarebbe gravissimo in quanto tutto ciò impedirebbe quel potenziamento dei posti letto dichiarato nella nota che ci è stata recapitata, occupando tutti gli spazi disponibili al momento all'interno dell'ospedale. La battaglia per riaprire il nostro ospedale non si fermerà.